Sono passati ormai 3 anni. 3 anni da quando ho aperto questo canale. Io, in realtà, su YouTube ci sono dal 2006, uno dei momenti ancora in crescita di YouTube, quando YouTube era solo un enorme campo vuoto, pieno di persone che iniziavano a costruire i propri video. C'era chi faceva video divertenti, chi creava parodie, chi creava sketch comici, chi creava dei piccoli filmati in modo tale che gli altri potessero vederli. C'era anche chi parlava di cose serie, e c'era anche qualche squilibrato di mente. Ovviamente iniziarono ad apparire anche le persone che oggigiorno sono diventate, si può dire, famose. Da quelle persone io iniziai a prendere spunto e cercai di copiare un po' il loro stile, e fu allora che iniziai col mio primo canale, ma non ebbi successo ed è così che mi buttai su qualcosa che sapevo che mi avrebbe portato a qualcosa di meglio, qualcosa che adesso è il mio canale. In questi anni YouTube è cambiato moltissimo, non solo dal punto di vista grafico, ma in molti sensi. Ma le persone che ci sono dentro, sono sempre tutte diverse. Ed è per questo che YouTube continua a crescere, o almeno questo è quello che penso io. 3 anni fa ho aperto il mio canale, e ora è passato molto tempo, e io sono ancora contento di questa decisione. Ogni anno cresco graficamente, mentalmente e anche fisicamente, ma sono sempre io. Si può dire che ogni video che creo crea in me un'emozione diversa. Ogni video mi aiuta anche ad andare sempre avanti e mi dà quella voglia di continuare a crescere, quella voglia di creare cose nuove, cose che ancora non ho fatto. Ecco perché ogni volta che cerco di creare un video, cerco di crearlo al meglio delle mie possibilità, ed è per quello che cerco di far divertire le persone, col mio stile ovviamente. E se non ci riesco, cercherò di migliorare ovviamente. Che voi mi conosciate per Minecraft, i giochi Flash e i giochi per il computer, o anche per quelli della PlayStation o le creepypasta, non importa. Io sono Killer Geco, questo è il mio canale. Ti ringrazio per questi 3 anni e spero di continuare ancora per molto tempo, perché questo non è un lavoro, questa è una passione, e io voglio continuare questa mia passione. Arigato gozaimasu, sugo ni anata o yoji, ragazzi. Bye.